Buonasera, ben ritrovati con una nuova puntata di Eleviamoci. Questa sera puntata dedicata ai giovani, ma soprattutto al loro accesso al mondo del lavoro. Quali sono i percorsi, quali sono le opportunità, ma anche gli strumenti che possono aiutare i giovani nell'affacciarsi al mondo del lavoro. A farmi compagnia in questa puntata, i miei ospiti che vado subito a presentarvi, Federica Chiavaroli, già senatrice, ma anche ormai presidente del Liceo Maior, che è una nuova realtà di cui parleremo nel dettaglio, ma anche presidente dell'UNIDAV da quest'estate. La Buonasera. dottoressa Elisa Maiolo, che è psicologa del lavoro, business coach, docente universitaria e presidente dell'associazione Crea Lavoro Giovani, benvenuta. E l'ingegner Raschiatore, che è qui con noi in duplice veste, sia come presidente dell'ITS Sistema Meccanica di Lanciano, l'Istituto Tecnico Superiore, che è una scuola speciale di tecnologia, ma anche come imprenditore perché è amministratore dell'azienda Vision Device di Torre Vecchia Teatina. Buonasera. Buonasera a voi. Dunque, iniziamo entrando nel vivo della puntata e quindi parliamo di quelle che sono le opportunità del mondo del lavoro. Ma per entrare nel mondo del lavoro, naturalmente il primo biglietto da visita è la formazione, quindi i percorsi che precedono le attività lavorative. Federica Chiavaroli, l'istruzione nel suo caso possiamo dirlo è un vizio di famiglia, perché insomma c'è già stata la scuola paritaria Mecenate, che è stata fondata dal papà, con la quale insomma tanti ragazzi hanno coronato questo sogno di chiudere il percorso scolastico. Adesso c'è il Liceo Maior. Iniziamo parlando di questo. Intanto, quali sono le opportunità che offre questo liceo? Ma il Liceo Maior è una nuova scuola paritaria presente a Pescara con quattro indirizzi di studio: il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo delle scienze umane ed il liceo sportivo. Diciamo che quello che noi pensiamo è che la cosa migliore che possa fare un giovane è scegliere la scuola più adatta alle proprie attitudini, ma non solo, anche alla propria motivazione, perché hanno pari dignità sia gli studi liceali sia gli studi tecnici e professionali. È chiaro che gli studi liceali presuppongono un percorso più lungo perché diciamo, formano una solida cultura di base che poi va completata con il percorso universitario. Le scuole invece tecniche e professionali invece prevedono un immediato sbocco nel mondo del lavoro o il completamento con, per esempio, un istituto tecnico superiore come può essere quello presieduto dal dottor Raschiatore. La cosa appunto è che i giovani dovrebbero farsi condizionare il meno possibile nelle scelte da quelle che sono le scelte degli amici, da quelle che sono invece le tradizioni familiari, perché troppo spesso la scelta è una scelta che avviene in questo modo e non è una vera scelta vocazionale. Abbiamo appena adesso chiuso le iscrizioni e in Italia si conferma questo trend diciamo di forza nello studio liceale, ma c'è anche una bella ripresa degli istituti tecnici e professionali che sono quelli che introducono direttamente nel mondo del lavoro e che appunto assicurano ai ragazzi di poter iniziare a lavorare subito dopo il diploma. Tra l'altro all'interno del liceo c'è anche un indirizzo sportivo e diciamo, ne approfittiamo per parlarne perché qui ad Eleviamoci noi ci occupiamo di giovani e quindi anche di tutte quelle che sono le attività trasversali, tra le quali c'è lo sport. Ecco, una degli obiettivi del Liceo Maior è proprio questo, e cioè consentire agli sportivi di alto livello di fare una scuola di alto livello, qual è il Liceo Maior, un po' come avviene al college americano dove il merito sportivo viene riconosciuto, perché troppo spesso in Italia la scuola statale non è flessibile abbastanza per accompagnare anche il percorso sportivo e quindi i giovani sono costretti o a rinunciare alla propria passione sportiva oppure a non fare una scuola impegnativa come un liceo. Ecco, uno degli obiettivi del Liceo Maior è quello di consentire anche agli sportivi professionisti, e noi ne abbiamo tanti, abbiamo campioni europei, italiani, perché poi gli sport non sono solo il calcio, il tennis, quelli che si vedono alla televisione, ma ci sono tanti sport minori,
che impegnano tanto i ragazzi, di inseguire il proprio sogno, la propria passione, ma di fare una scuola ad alto livello che con un'organizzazione flessibile consente loro sia di allenarsi, di fare le gare, sia di studiare. Dottoressa Maiolo, parlavamo appunto di formazione, la formazione è anche attività trasversali che aiutano nella formazione dello studente e ovviamente poi offrono un ventaglio di possibilità superiore. Assolutamente, e quando il giovane che si affaccia al mondo del lavoro e si confronta appunto con le opportunità che può trovare nel mondo del lavoro, teme la mancanza di esperienza. Ma l'esperienza è anche formazione, ma non solo formazione formale, ma anche informale, cioè possiamo acquisire esperienze trasversali, soft skills, le cosiddette soft skills, in tanti modi, quindi non per forza solo attraverso quella che è la formazione in senso stretto, magari la formazione scolastica, la formazione universitaria o post diploma o post università, ma è formazione anche, non so, far parte per esempio di associazioni di volontariato, è formazione ad esempio anche far parte di una squadra sportiva, no? Tutti gli ambiti anche informali contribuiscono poi a quel bagaglio che aiuta la persona e accompagna la persona nel suo inserimento lavorativo. La domanda che mi viene da fare è: meglio fare da sé o farsi aiutare da persone tecniche, specializzate? Ma che dire, ogni storia è a sé, ogni persona è a sé, quindi ci sono persone che magari hanno così chiaro il proprio concetto vocazionale, no? La propria strada, e quindi perché no anche fare da sé. Però ci sono persone che magari faticano a individuare il proprio talento e quindi per dare risalto, per diciamo scoprire quello che è il proprio talento, perché no anche farsi aiutare da professionisti che sono in grado appunto di orientare il processo di scelta. Parliamo invece di un settore più tecnico e parliamo in particolare dell'ITS, che è la fondazione proprio di Sistema Meccanica di Lanciano. Abbiamo già anticipato che si tratta di un istituto tecnico di formazione superiore, quindi post diploma, che dà ovviamente un taglio estremamente tecnico a tutti coloro che la frequentano. Ecco, noi sappiamo che in Abruzzo ce ne sono 5, lei sì. Però in particolare è presidente di quella di Lanciano. Sì. Che tipi di sbocchi offre questo tipo di percorso? Io inizierei dicendo che in questi anni si parla molto di una serie di argomenti come la trasformazione ecologica, la trasformazione digitale, industria 4.0. Sono tutte trasformazioni che il nostro mondo del lavoro, che il mondo delle imprese sta portando avanti. E quando si parla di queste trasformazioni dobbiamo pensare che queste sono operate, sono fatte dalle persone, quindi è molto importante sviluppare la competenza delle persone, siano queste le persone che già sono presenti nelle aziende, ma anche i giovani che devono essere introdotti nelle aziende stesse. Da molti anni c'è una sorta di svalutazione di percorsi formativi tecnici che diventano di elevato livello solo se si arriva all'università, se si arriva ad ingegneria. Invece non è così. Non è così, è un concetto sicuramente sbagliato, perché le nostre società, le nostre imprese hanno bisogno di tecnici a tutti i livelli, quindi sia tecnici professionali che tecnici degli istituti tecnici superiori, che ingegneri, e nel nostro caso il nostro ITS è una academy post diploma, cioè è un percorso sempre di educazione terziaria che sviluppa tecnici altamente richieste dalle aziende. Ecco, per capirci proprio che tipo di preparazione offre? È una preparazione molto legata agli argomenti che dicevamo prima, quindi sono operatori, manutentori, progettisti in tutte quelle materie abilitanti a quella che adesso viene chiamata industria 4.0, quindi robotica, PLC, gestione dati, meccanica, elettronica in generale.
Non a caso si trova in una zona dedicata all'automotive, no? Lanciano, quindi sì, vicino a Val di Sangro. Sì, sì. Gli ITS hanno una localizzazione che è sicuramente regionale e non solo. La localizzazione del nostro ITS ovviamente rispecchia quella che è la realtà più grande industriale che abbiamo nella nostra regione, che è il polo automotive concentrato soprattutto in provincia di Chieti, di cui Lanciano è un po' il polo baricentrico. Ma è importante sapere che comunque queste tecnologie sono importanti in tutti i processi produttivi di tutte le tipologie di aziende, anche aziende chimiche, farmaceutiche, alimentari, hanno macchine automatiche, quindi hanno necessità di tecnici altamente qualificati sia per il loro uso, per la loro introduzione nell'organizzazione produttiva, che per la loro manutenzione. Quindi sono formazioni che poi vengono utilizzate un po' in tutto il panorama dell'industria del nostro territorio e non solo. E tra l'altro so che arrivano anche a frequentare questa scuola da fuori Abruzzo, ci sono molte richieste, molti studenti che arrivano da fuori regione. Sì, perché gli ITS non sono ancora così sviluppati in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno, per cui nei nostri ITS abbiamo richieste di ragazzi che arrivano anche da fuori regione, dalle regioni limitrofe del sud, quindi dalla Molise, qualcuno dalla Puglia, dalla Campania. E soprattutto trovano anche sbocco, quindi abbiamo richieste da parte di aziende anche di fuori regione, che proprio per la penuria di professionalità tecniche vengono ad attingere anche nei nostri istituti. Quindi insomma possiamo dire che è un'eccellenza. Passiamo a parlare di accesso proprio al mondo del lavoro. Entrare nel mondo del lavoro comunque è un momento di passaggio, una fase delicata, per alcuni più facile, per altri più difficile, a seconda dei propri talenti, come diceva anche la dottoressa Maiolo. Ecco, nel caso della sua esperienza, che tipo di riscontro ha, sia nel suo ruolo proprio di presidente del liceo Maior, ma anche nel ruolo di presidente Unidav? Ma la cosa diciamo che si rileva di più, oltre quella che ha detto il dottor Raschiatore, e cioè che le aziende hanno bisogno di tecnici, e quindi ragazzi che abbiano delle competenze specifiche. A mio avviso la cosa più importante è che si sviluppino delle competenze specifiche, ma anche che abbiano delle competenze trasversali o life skills, come ha detto la dottoressa, e comunque siano in grado di aggiornare le proprie competenze nel tempo, perché probabilmente oggi iniziano un percorso di studi per fare un lavoro tra 10 anni che oggi non ancora esiste, e quindi è difficile che la scuola o la formazione gli possa dare qualcosa di immediatamente spendibile. Loro devono fortificare se stessi e essere in grado poi di affrontare anche ulteriori aggiornamenti, studi. Per esempio nel nostro liceo abbiamo inserito un modulo di soft skills, cioè di questo tipo di competenze, per aiutare i ragazzi a conoscere se stessi, a dare il meglio di sé, a capire cos'è la motivazione, che cos'è la fiducia, come si lavora in un gruppo, che è utile, noi diciamo sempre loro, non solo nel mondo del lavoro, ma è utile anche nel mondo dello sport, perché se tu non ti fidi del tuo compagno, come gli fai a passare la palla per il tiro decisivo? Penserai che è meglio che tiri tu. E quindi questo tipo di lavoro è utile per tutti, è utile per lo sport, è utile per il futuro lavorativo, e quindi io credo che bisogna sia lavorare sulle competenze immediatamente spendibili, ma fare anche un lavoro trasversale, che è quello che poi ci aiuta ad avere giovani forti e pronti ad affrontare qualsiasi sfida gli viene presentata, a risolvere un problema, eccetera. Se io le chiedessi è meglio cercare un lavoro o costruirsi un lavoro, cosa suggerirebbe? Io credo che la cosa migliore sia lavorare su se stessi e costruirsi una struttura solida.
Adesso non voglio entrare nell'annoso dibattito che è su qual è il ruolo della scuola, se è quello di fornire una solide conoscenze di base o se dare anche delle skills, che diciamo è un dibattito che riguarda soprattutto i licei. Io credo che la scuola si debba aggiornare e debba fare l'uno e l'altro, anche il liceo, ed è questo un motivo per il quale noi abbiamo aderito come liceo Maior. Adesso mi è venuto in mente mentre parlava il dottor Raschiatore, proporremo dal prossimo anno scolastico un liceo scientifico quadriennale, cioè in 4 anni, per la transizione ecologica e digitale, e cioè una scuola che certamente dà una solida cultura di base, cioè un liceo, ma è ancorata già alle esigenze delle aziende, e abbiamo presentato questo progetto con una rete nazionale di scuole ed anche un consorzio di 100 aziende, in modo tale che i nostri ragazzi già dal liceo, mentre formano la propria cultura, comincino a capire che cos'è l'impresa, che cosa vuole l'impresa, dove sta andando l'impresa e quali sono le sfide che deve affrontare. E quindi diciamo che la scuola adesso ha un compito, diciamo, grande, perché deve fare, a mio avviso, entrambe le cose, e noi al liceo Maior diciamo che ci stiamo preparando anche per queste sfide così complesse. Dottoressa Maiolo, a proposito di autoimprenditorialità, lei è anche presidente di Crea Lavoro a Giovani, che è un team di professionisti che proprio offrono le proprie competenze per aiutare i giovani ad orientarsi nel mercato del lavoro. Ecco, come lavorate? Che tipo di supporto offrite? E noi aiutiamo i giovani su più livelli, e sia rispetto al diploma, quindi durante il percorso scolastico, attraverso percorsi di orientamento. Abbiamo un progetto stabile che è il laboratorio di valutazione del potenziale, che portiamo ogni anno nelle scuole. E attraverso il laboratorio di valutazione del potenziale avviciniamo i giovani proprio alla scoperta di quello che è il proprio potenziale, e come diceva la dottoressa Chiavaroli, li avviciniamo proprio a quelle che sono le soft skills, le competenze trasversali che oggi sono fondamentali per approcciare al mondo del lavoro, quindi sì, competenze tecniche, ma anche tutte quelle competenze che appunto io posso spendere e utilizzare in più contesti lavorativi, non solo in un unico contesto lavorativo, quindi stare insieme agli altri, saper lavorare in gruppo, fidarsi, saper comunicare in modo efficace, saper gestire efficacemente il tempo, no? Tutte queste competenze che sono soprattutto fondamentali per il tipo di mondo del lavoro che stiamo vivendo oggi. Al di là dei progetti che facciamo con le scuole superiori, abbiamo anche una serie di progetti che facciamo invece con i ragazzi dell'università. E uno di questi progetti è Impresa in Accademia, che facciamo in collaborazione con Confindustria e con l'Università di Chieti, ma non solo, perché dall'anno scorso ci siamo aperti anche alla LUIS. E attraverso questo progetto Crea Lavoro Giovani avvicina, con il laboratorio Realizza i tuoi sogni, i giovani proprio a quelle che sono le proprie vocazioni, gettando, diciamo, le basi di poi questo progetto, che prevede anche un project work da fare all'interno delle aziende che sono partner di questo progetto. E progetti che durano quanto, se è permesso chiedere? Parte adesso, è in partenza l'11ª edizione di Impresa in Accademia, che si chiude generalmente ad ottobre, quindi generalmente il periodo è da marzo a ottobre-novembre, più o meno questo è il range, ed è un progetto in cui i ragazzi fanno dei laboratori insieme alle aziende, con le aziende, quindi realizzano dei progetti innovativi che poi vengono valutati, e Crea Lavoro Giovani poi si occupa del premio che viene conferito al vincitore, e il premio è un percorso di coaching, quindi un percorso che proprio aiuta il giovane a sviluppare ancora di più la propria vocazione, quindi il proprio obiettivo professionale. E poi abbiamo un altro progetto interessantissimo per aiutare i giovani, che sono i tour aziendali, che da qualche tempo, insomma dal periodo di Covid, sono tour digitali che facciamo quindi a distanza,
e che permettono al giovane di conoscere i contesti delle nostre aziende locali e quindi di vedere un po' quelli che possono essere sia i ruoli lavorativi, perché magari da neofita non so neanche, ho un'idea magari del lavoro, non so, l'avvocato, il medico, no? Ma non so che esiste, ecco, il progettista, oppure no, dei ruoli un po' più specifici e dettagliati, che, come ha detto la dottoressa Chiavaroli, sono lavori che neanche esistono oggi e per i quali ci dobbiamo ancora preparare. E a proposito di autoimprenditorialità, sappiamo che all'ITS avete fatto anche delle erogazioni proprio di ore riguardanti l'autoimprenditorialità. Ci vuole spiegare meglio? Sì, questo è un progetto che portiamo avanti da 2 anni assieme al Camera di Commercio Chieti Pescara, proprio per dare a questi studenti le informazioni di base per poter pensare di poter cercare una propria soluzione lavorativa attraverso l'autoimprenditorialità, che è sicuramente un percorso difficile, impegnativo, che può dare molte soddisfazioni. Non esiste un percorso migliore. Bisogna assecondare quelle che sono le proprie competenze, ma le proprie aspirazioni. I percorsi possono essere altrettanto validi sia in autoimprenditorialità presso aziende significative del nostro territorio e non solo. E a proposito sempre della sua azienda, ci sono dei casi in particolare di cui ci vuole parlare? Mi riferisco al fatto che spesso l'autoimprenditorialità, lavorare diciamo in autonomia, è spesso percepito come più soddisfacente. Sicuramente io sono un imprenditore che assieme a mia moglie siamo nati come uno dei primi progetti dell'imprenditoria giovanile, quindi una legge di parecchi anni fa. Parliamo dell'azienda che si chiama Vision Device. Noi ci occupiamo della realizzazione di sistemi automatici di controllo con visione artificiale. Una tecnologia complessa, portiamo, esportiamo tecnologia un po' in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più evoluti. E noi, come in generale la nostra nazione, i nostri studenti, possiamo dire la nostra sicuramente in un panorama tecnologico internazionale. Dicevo, l'autoimprenditoria è sicuramente un percorso che dà soddisfazione, perché la soddisfazione di poter costruire qualche cosa e dare il proprio contributo direttamente è sicuramente importante. Ecco, spesso parliamo adesso un po' più in generale, mondo del lavoro, incrociare domanda e offerta non è poi così facile. Per quanto riguarda la sua esperienza, dottoressa Chiavaroli, quali sono proprio, tornando anche a parlare delle soft skills, quelle che sono più apprezzate nel mondo del lavoro e dell'impresa? Lei è anche imprenditrice, quindi chi meglio di lei? Adesso le parlo dal lato di chi, ecco, da imprenditore, pur non occupandomene direttamente, perché non mi occupo della selezione del personale, ho un bravissimo direttore che fa questo, però insomma, so bene che cosa cerchiamo e purtroppo troviamo con difficoltà nei giovanissimi e quindi diciamo nei ragazzi che noi cerchiamo per inserire anche nei nostri uffici, diciamo nella parte amministrativa, ma anche nel marketing, nella comunicazione, perché ormai anche queste attività sono molto importanti anche per un'azienda, per una scuola, che è poi la nostra attività, sono anche quelle basiche, cioè puntualità, rispetto delle regole, certe volte anche diciamo buona educazione, perché chi ha a che fare con le persone deve essere diciamo pronto, ma deve saper stare anche al proprio posto, queste attività anche di front office, per cui noi
partiamo da queste cose, diciamo, basiche, per poi noi non è che chiediamo chissà quali competenze, perché un ragazzo che deve lavorare al front office oppure deve fare la segreteria oppure deve fare l'amministrazione deve conoscere Word, Excel, insomma cose diciamo basiche che sono molto facili da trovare, e tutto il resto che è più difficile. E questo diciamo per quanto riguarda i giovani. Quando noi cerchiamo gli insegnanti, dico una cosa che sembrerà incredibile, non cerchiamo, non andiamo a guardare quanti sono gli anni di esperienza, e cioè da quanti anni insegni, non è una cosa che noi riteniamo rilevante. Noi riteniamo rilevante, per poter far bene quel compito, la passione per quello che si deve insegnare. Cioè con il mio direttore ci confrontiamo sempre e diciamo che la cosa che bisogna scoprire è se per quell'insegnante la propria materia è la cosa più bella del mondo, perché se è così sarà un ottimo insegnante, perché vorrà condividere questa bellezza con tutti. Certo, la motivazione ha il suo ruolo fondamentale in questo. Certo, la passione, la motivazione, e quindi come vede, io ho parlato molto poco di competenze, perché sono diciamo cose basiche quelle che noi ricerchiamo. Quello che ricerchiamo e abbiamo difficoltà a trovare sono proprio le soft skills, adesso si chiamano life skills, e soprattutto nei più giovani. E quindi il mio diciamo invito è a lavorare anche su questo e a non ritenere il tempo che si dedica a questo un tempo utilizzato in maniera non fruttuosa. Io penso che questo tempo sia un tempo molto utile, quello dedicato a questo tipo di formazione. E tornando proprio alle competenze, mi voglio riagganciare, perché avere competenze significa anche poi saperle spendere in contesti diversi da quello scolastico. Spesso però quando ci si affaccia al mondo del lavoro capita di commettere degli errori. I consigli da parte sua, che è anche insomma una coach, quindi come dire, aiuta proprio i giovani a mettersi nel mondo del lavoro. Una volta si diceva basta un buon curriculum, oggi non è più così. No, anche perché per scrivere un buon curriculum andiamo su Google, troviamo un vademecum e scriviamo il curriculum. Non è sufficiente, occorre proprio sapersi presentare, come diceva la dottoressa Chiavaroli, no? Quindi il lavoro che dobbiamo fare è un lavoro di self-branding, quindi valorizzare quella che è un po' il marketing di se stessi, no? Quindi valorizzare il proprio brand, quindi chi sono io e qual è la mia passione, come posso dimostrare la mia passione durante un colloquio, no? Per attirare l'attenzione del mio recruiter, anche perché oggi siamo di fronte ad un mondo che è molto competitivo, quindi è importante dimostrare perché proprio io, cioè come io posso fare la differenza. In che modo il mio approccio al lavoro può aiutare quella organizzazione, quell'azienda a risolvere nuovi problemi in modi nuovi e non utilizzando schemi del passato. Quindi la mia capacità deve essere proprio quella di, attraverso la mia passione, attraverso la mia motivazione, far capire al selezionatore che ho di fronte che ho le carte giuste per stare in quel posto lì. Ultima domanda, perché siamo veramente in chiusura, cosa cercano di più le aziende oggi? Cioè cosa vale, cosa fa piacere oggi di più un giovane in un'azienda? La chiedo, ovviamente questa domanda gliela certo. Faccio come imprenditore. Certo, beh, in realtà è stato già detto, perché oltre alle competenze specifiche tecniche che comunque si possono, anzi si devono imparare nell'azienda, non possono essere in genere trovate tutte nella scuola, sono importanti proprio tutte queste altre competenze, la capacità molte volte di essere sì un tecnico, ma di potersi esprimere correttamente in una relazione tecnica, in un colloquio con un cliente, quindi avere una competenza in generale. Io penso che i nostri studenti rispetto ad altre nazioni hanno una formazione di base più allargata, meno settoriale, ed in questo, pur se nelle nostre università molte volte nelle classifiche mondiali non ne usciamo molto molto bene, i nostri giovani quando si confrontano nel mondo del lavoro anche in un panorama internazionale ne escono sempre molto bene vincenti, proprio per questa capacità e per questa istruzione e formazione abbastanza allargata.
Benissimo, io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi l'appuntamento è per la prossima puntata di Eleviamoci, grazie per essere stati con noi, arrivederci.